Pensate che il maggior nemico di Verdi in questo periodo era la censura, proprio perché erano tutti molto preoccupati di quello che Verdi metteva sul palcoscenico. In passato Verdi aveva messo sul palcoscenico dei grandi popoli che inneggiavano alla libertà. Ricordiamoci che siamo nel periodo in cui l'Italia, almeno il nord Italia dove vive Verdi, la Scala è a Milano, è dominato dagli austriaci. Siamo però nel periodo in cui gli italiani cominciano a voler diventare un popolo libero, e Verdi era diventato praticamente il simbolo di questo desiderio di libertà, perché nelle prime opere, quelle che abbiamo ascoltato nell'altra nostra serata, lui raccontava la storia dei popoli oppressi che cercavano di essere liberati, e quindi lui per la censura era diventato un personaggio, diciamo, pericoloso. La censura ovviamente era un braccio armato del governo austriaco, che stava ben attento a quello che scriveva Verdi. Mettere in scena un Goppo alla censura sembrava un modo anche comunque per dare fastidio, quindi fu boicottato tantissimo, ma Verdi era ormai abbastanza potente per fare quello che voleva, e quindi, come dicevo, riesce a scrivere quello che vuole e portare avanti questo Rigoletto, che come avete visto ormai è infuriato, vuole vendicarsi, ma purtroppo la vendetta si ritorcerà poi contro di lui. In realtà per adesso lui, per convincere sua figlia a smettere di amare quest'uomo che l'ha sedotta, abbandonata, ma non c'è verso, la ragazza continua a essere innamorata del Duca di Mantova, la porta a vedere una scena dolorosissima per questa ragazza. Rigoletto sa che il Duca di Mantova ha appuntamento con una donna. Questa donna è una donna, diciamo, di facili costumi, Maddalena, e Rigoletto costringe Gilda, sua figlia, a vedere la scena di corteggiamento che il Duca di Mantova fa a Maddalena. Ciò nonostante, lei continuerà ad amarlo, ma Verdi ci regala uno dei quartetti più belli dell'opera lirica. Per farlo chiamo sul palcoscenico il Duca di Mantova. Duca di Mantova? Starà facendo qualcosa. Gilda e Rigoletto. E Maddalena non l'abbiamo trovata, per cui la faccio. Siamo son de vezzi tuoi.